Sì, direi che è stata una bellissima soddisfazione su un campo complicatissimo, una partita molto difficile, quindi un risultato molto importante per la nostra salvezza. Faccio sorridere ancora un po', da empolese questa vittoria è ancora più importante. Ma io sono pisano, quindi no, questa vittoria è importante perché, come ti dicevo, aumenta il nostro, diciamo, vantaggio sulle nostre concorrenti e quindi per quello è fondamentale. Una partita decisa da inglese, ma sicuramente da una difesa che oggi ha fatto molto bene. Ma secondo me è stata una vittoria di squadra. L'inglese ha finalizzato l'unica, forse le poche occasioni che abbiamo avuto, e poi il resto della squadra ha fatto sì che, cioè, abbiamo sì subito forse un pochettino abbastanza, ma su un campo così è normale. Quindi siamo stati bravi a concedere poco e a ripartire e a concretizzare le poche occasioni che abbiamo avuto. Centrale. Si fa meno fatica rispetto che da terzino. Senti, a Firenze sei tornato da capitano dopo il 17 giugno, dopo il 13 giugno, che emozione è stata? No, è stata una bellissima soddisfazione perché se penso a 2 anni fa non ci avrei mai pensato a una partita del genere, capitano del Parma, quindi per me è stato un onore fare questa partita da capitano e poi questo campo ci porta bene, quindi ci torniamo molto volentieri. Avete costretto la Fiorentina ad agire sugli esterni, mai a trovare la verticalità per via centrale. Avevate preparato la partita così, sapevate che la Fiorentina poteva essere pericolosa in questo modo? Sì, noi sapevamo che la Fiorentina aveva giocatori molto tecnici e di gamba e quindi cercavamo di togliergli la profondità prima di tutto e poi le verticalizzazioni perché sono molto bravi. E quindi gli abbiamo concesso sì qualche cross e forse qualche tiro da fuori, ma è stato il male minore. Se ti avessero detto che alla fine di dicembre avresti avuto 25 punti? Avrei firmato col sangue da qualche parte forse. No, all'inizio non ci pensavamo, abbiamo pensato e penseremo ancora a lavorare come abbiamo sempre fatto perché il nostro obiettivo rimane quello anche se sono 25 punti e sono tanti per questo girone d'andata. Adesso la partita con la Roma come si prepara? Perché ci sono veramente pochi giorni per allenarsi e c'è forse qualche acciacco da risolvere. Sì, c'è qualche infortunio, comunque qualche acciacco, però la prepariamo con la testa, bisogna essere pronti mentalmente a fare la partita giusta e a portare a casa un risultato positivo.